Un metro e mezzo di distanza tra l'auto e il ciclista, questo recitano i cartelli che sono stati apposti dalla provincia di Arezzo nel comune di Castiglion Fiorentino, il primo appunto nel territorio aretino ad adottare questa vera e propria campagna di sensibilizzazione. Ma il motivo è semplice: noi siamo una provincia di grandi appassionati ciclisti amatoriali, ma anche grandi professionisti, perché abbiamo delle strade meravigliose per praticare questo sport. Era arrivato il momento che la nostra provincia iniziasse finalmente con dei cartelli sperimentali a dare un segnale di vicinanza al mondo del ciclismo e di attenzione appunto e di rispetto delle distanze, soprattutto agli automobilisti. Troppi sono gli incidenti, addirittura le morti legate alla mancanza di rispetto delle distanze. Noi ci auguriamo che questa iniziativa, che parte in collaborazione con il comune di Castiglion Fiorentino, che ringrazio, ma che proseguirà nelle prossime settimane lungo la Sette Ponti, possa essere l'inizio appunto anche di un'azione culturale, no? Di sensibilizzazione generale, in modo tale che si possa continuare a praticare questo meraviglioso sport, però in sicurezza. È un segnale concreto a quello che dovrà essere uno sviluppo, anche alla luce del cambiamento delle nostre abitudini, di quella che sarà una mobilità più lenta e più dolce. E quindi è con sicuramente con orgoglio e anche con speranza che guardiamo al futuro. A percorrere la panoramica della foce, dove sono stati apposti i primi cartelli, anche Daniele Bennati, il ciclista che ha abbandonato il professionismo meno di un anno fa. È un messaggio importante, soprattutto per la sicurezza stradale, quindi io sono stato il primo a lanciare questo messaggio e devo ringraziare la provincia di Arezzo e poi soprattutto anche il sindaco di Castiglion Fiorentino Magnagnelli, che ha accettato questa proposta. È una cosa molto importante. Insomma, è auspicabile che si effettui un po' in tutto il territorio, non solo. Sì, io penso che adesso le prospettive siano positive, perché comunque questa è la partenza, poi i cartelli verranno montati in quasi tutto il territorio di Arezzo.